Giovedì 22 luglio 2021, da una caldissima Roma già la mattina presto, buongiorno da Manuel e da tutto lo staff. Come ormai ben sapete, questa è Forza Lazio e diamo il via al nostro video con la nostra sigla. Bene cari amici, di nuovo buongiorno a tutti voi, ben ritrovati in questo appuntamento che col passare dei mesi, ve lo dico proprio sinceramente, è sempre più piacevole per il sottoscritto, ve lo dico proprio, è piacevole, è un modo piacevole di iniziare la giornata. Prima di cominciare ad entrare nel vivo di questo nostro video, subito l'invito ad iscrivervi ai nostri canali social come di consueto, che vedete subito qui sotto in sovraimpressione, evidenziati. Mi raccomando, attivate la famosa campanella in modo che voi possiate ricevere le notifiche tutte le volte che offriamo qualche nuovo contributo. E vedo con piacere, sto riscontrando con piacere che più passa il tempo e più le persone interessate a quello che noi offriamo lo fanno. Quindi grazie a queste persone. Quindi in questo modo, come leggete qui sopra, potrete seguirci appunto su tutti i nostri canali. È un momento di grande fermento all'interno di Forza Lazio, perché vedo che qualcuno vede le nostre stories su Facebook, su Instagram e capisce che c'è qualcosa che bolle. Di più non si può dire, ok? Stiamo lavorando sempre, ripeto, il nostro obiettivo principale di questo meraviglioso staff, piccolo ma meraviglioso, che ci mette tanta passione, è sempre quello di offrirvi qualcosa in più all'insegna della passione che abbiamo comune e reciproca per la nostra amata Lazio. Questo ci tengo subito a sottolinearlo, quindi rimanete incollati su Forza Lazio, perché nei prossimi giorni potrebbero arrivare delle novità. Detto ciò ragazzi, parto subito con l'evidenziare una cosa: mi piace tanto questa interazione che abbiamo sempre più in coda a questi video. Tanti messaggi, scambiamo opinioni, non appena io vedo mi arrivano le notifichine delle domande, delle vostre opinioni che vado a leggere, e potete notare che le leggo tutte, chiaramente perdonatemi, sempre in base a ciò che il lavoro mi permette, io rispondo, voi fate domande, ed è bello, credetemi, è proprio bello avere questo contatto diretto, ed io per questo vi ringrazio enormemente, perché è proprio questo il centro, la centralità del nostro progetto. Altro appunto, a un'altra persona che ieri tra i tanti commenti ha risposto a qualcuno che aveva chiesto a me qualche informazione di mercato, e questa persona è intervenuta dicendo a quest'altra che aveva appunto posto la domanda a me: ma che lo chiede a fare a lui? Vai su Google e avrai tutte le notizie. Ecco, allora innanzitutto la domanda che faccio all'amico che appunto ha evidenziato questo concetto è: perché stavi a vedere il video mio? Perché stavi vedendo il video mio, visto che te ne potevi andare su Google, come dici tu? E ci sta, è vero. Secondo poi, vado proprio a concatenarmi a questo primo concetto, è che noi qua prendiamo spunto dalle notizie che i professionisti riportano per disquisire, per aprire dibattiti di vario genere, un po' come è anche successo proprio nei commenti del video di ieri in merito ad esempio alla collocazione tattica di Brandt, tanto per dire una cosa, e quindi vado chiaramente a rispondere, sentivo il dovere di cominciare rispondendo all'amico che ha fatto questo appunto ieri. Ribadisco e rafforzo il concetto, lo ripeto ancora, che Forza Lazio va ad approfondire e a dire comunque la propria dal punto di vista del tifoso, che è l'unica cosa, l'unica posizione che a noi interessa, dal punto di vista del tifoso va ad evidenziare, a parlare di argomenti, di spunti, di attualità inerente il mondo Lazio. Cominciamo ad entrare nel vivo di questo video, parliamo un pochino di quello che è le novità, le notizie di ieri. Beh ragazzi, ieri notizie zero,
è tutto fermo, tutto bloccato, non ci sono cose in ballo, mercato completamente bloccato e paralizzato, però qualche spunto d'argomento c'è e comincio proprio dal punto di vista del tifoso laziale, chiaramente non di tutti, di qualche tifoso laziale, di un bel po', perché comunque questo tipo di opinione l'ho vista, l'ho letta su parecchi post, su parecchi social. Chiaramente io dico quello che è il mio concetto personale, il mio parere, la mia idea. E in merito a Raul Moro e a Luca Romero, tanti parlavano, alcuni scrivevano d'Auronzo, giudicavano questi giocatori in maniera entusiasta e quant'altro, però poi sotto si scatenavano alcuni dei commenti che erano concentrati su un concetto del tipo che vi sto per dire. Ho capito, ma non possiamo permetterci di giocare con due ragazzi, vediamo un pochino, così giovani, vediamo un po' come andranno nelle prossime settimane, poi eventualmente si valuta la loro posizione. No, perché non è così per quanto mi riguarda. Se Sarri è stato il primo a dire che questo sarà un anno anche sotto il punto di vista mentale di transazione, in cui i calciatori dovranno approcciarsi al gioco del calcio in maniera diversa, vale anche per i tifosi. Io capisco che non siamo abituati ad avere i giovanissimi in rosa, anche ieri ho accennato questo argomento, ma entriamo nell'ottica che Luca Romero e Raul Moro, per fare un esempio calzante su tutti, staranno in prima squadra, devono stare in prima squadra, e noi dobbiamo, nel nostro approccio mentale, dobbiamo dar loro tempo di maturare e di crescere. Non possiamo pretendere subito di avere due fenomeni in squadra, perché fenomeni non sono. A Raul Moro devi concedere la possibilità di sbagliare, a Luca Romero devi concedere doppiamente la possibilità di sbagliare. Questo è il punto di vista sul quale dobbiamo assolutamente, per quanto mi riguarda, concentrarci, perché altrimenti sbagliamo già l'approccio iniziale. Anziché andare incontro a quella che è la mentalità sarriana, e ve lo dice uno che era non inzaghista, mi invento i termini chiaramente, io ragazzi lo sapete, io sempre dalla parte di Inzaghi, però mi sono ripromesso di immergermi il più possibile in quello che l'allenatore ci ha chiesto, e anche noi, tifosi, nel nostro piccolo dobbiamo sforzarci di entrare in questo nuovo, in questa nuova mentalità. Quindi ben vengano i giovani, venga data ai giovani la possibilità e l'opportunità di sbagliare senza mettere loro una croce sopra non appena commettono appunto il primo errore. E questo è il primo concetto sul quale, secondo me, vi invito ragazzi davvero a fare uno sforzo importante tutti quanti e accettare questo ragionamento, ma non perché lo dico io, perché ce lo chiede il nostro allenatore, sempre nell'ottica di viaggiare tutti nella stessa direzione. Prima cosa, comincia a circolare qualche notizia e io poi faccio uno più uno. Per esempio, ieri scambiando qualche idea con qualcuno di voi, sempre nei commenti, io non vedo Brandt come esterno alto d'attacco, non ce lo vedo proprio ragazzi, ma è un parere mio, per quello che è il mio modo di esprimere il calcio. Poi Sarri ha chiesto un calciatore con le sue caratteristiche, figuratevi, si fa appunto, però per quello che ho visto io, Brandt sarebbe più una mezzala. E a tal proposito, proprio scambiando opinione, ho detto a chi diceva Manuel, ma qualcuno mi ha detto Manuel, ma scusa, ma quale mezzala? Brandt non è una mezzala, non può essere inquadrato come mezzala, ma scherzi, io lo vedo come mezzala. E ho più di una volta, i fedelissimi lo sanno, chi mi segue lo sa, ho detto che se proprio ci dovesse essere posto per Brandt nella Lazio, per me starebbe bene al posto di Luis Alberto. E allora mi sono fatto due conti, un po' per le notizie che stanno uscendo oggi e un pochino per quello che ho visto nel ritiro di Luis Alberto, perché effettivamente questa serenità mostrata da Luis Alberto, ed è una serenità vera, attestata, ve lo dico perché me lo dicono persone dirette da Auronzo, di estrema fiducia mia, quindi mi fido,
Luis Alberto si allena con grande serenità, quindi è bello vederlo così sereno, ma dopo tutto quello che è successo, questo approccio immediato, così positivo, perché? Com'è stato possibile? E allora oggi esce qualche altra notizia sulla quale riflettiamo insieme, non sto dando nessuna notizia, eh. Esce questa notizia che dovrebbe, uso il condizionale, dovrebbe esserci un accordo tra Luis Alberto e la Lazio, che se Luis Alberto porta un'offerta di 50 milioni di euro, la Lazio ha promesso al calciatore di valutare la sua eventuale cessione. E allora vado un po' a sensazioni, no? Lo dico sempre, questa parola che uso tantissimo quando c'è il mercato. Vado un po' a sensazioni e dico, Luis Alberto ha avuto un approccio assolutamente positivo, lo vedi proprio sereno, con voglia di scherzare, appena arrivato al ritiro, nonostante quello che ha combinato. Bene. Brandt, la Lazio pressa in maniera pesantissima su Brandt, trattativa che io ieri davo per chiusa, finita, perché il Borussia Dortmund dichiara di voler puntare sul giocatore, anche il nuovo allenatore dichiara di voler puntare in maniera seria sul calciatore, quindi trattativa chiusa col giocatore, accordo raggiunto. Però a quel punto, se il Borussia Dortmund lo chiama fuori dal mercato, è una trattativa che nemmeno può avere ufficialmente inizio, e questa è una cosa. Poi improvvisamente la Lazio continua a marcare su Brandt nonostante queste dichiarazioni rilasciate dal Borussia Dortmund. Poi improvvisamente il Borussia Dortmund apre a una possibilità di prestito, sulla quale poi c'è da approfondire, magari da trovare l'accordo sulla modalità del prestito. Allora ragiono tra me e me e dico: il Borussia Dortmund sta facendo strategia, vuole vendere il calciatore. La Lazio, non appena il Dortmund ha chiuso le porte, anziché ritirarsi, ha aumentato la pressione sul calciatore. Vado a sommare a questo ragionamento quello che vi ho detto poco fa riguardo Luis Alberto. A quel punto posso ipotizzare che Brandt davvero possa essere il futuro sostituto di Luis Alberto. Attenzione, ribadisco ancora una volta, non sto dicendo che la Lazio vende Luis Alberto, ma qualora dovessero esserci le basi per una cessione di Luis Alberto, attenzione, qua anche i tempi sono importanti. Quando parliamo di cessione di Luis Alberto, Sarri è stato chiaro, ma non in merito a Luis Alberto, proprio in generale. Sarri vuole la rosa titolare per la partenza di Marienfeld, per la partenza del ritiro in Germania. Ok, questo è subito da sottolineare. Quindi si muove tutto nei prossimi 20 giorni al massimo. Ok, quindi vado a fantasticare, punto interrogativo? Può essere, per carità. Però attenzione a queste dinamiche, a questa situazione, appunto, Brandt Luis Alberto. E questa è una cosa. Discorso Caleon, nome che è tornato in voga da ieri. Io continuo a dire che, per quanto mi riguarda, questa è più una suggestione legata ai giornali, perché sapete come funziona, no? Il procuratore si avvicina a una determinata testata, si prende qualche accordo, pompami questo giocatore, pompami di qua, insomma, va bene. Sta circolando di nuovo con insistenza questa voce di Calleon. Io vi dico che, considerando il discorso dei giovanotti, che io considero in pianta stabile nella prima squadra, per me Calleon o decade o viene gratis. Perché a quel punto, se viene gratis e decide di tergurtarsi lo stipendio, allora ci può stare come pedina in più per aumentare in maniera importante qualitativamente la panchina, le alternative. Ci può stare. È un calciatore che può venire anche dopo Marienfeld, perché sicuramente è un calciatore che già conosce a memoria quelli che sono i movimenti a livello tattico di Sarri, quindi non deve fare niente se non allenarsi, ma già lo sta facendo. Quindi a questo punto Caleon, per ora, per come la vedo io, suggestione puramente giornalistica. Poi, se ci sono le basi per portarlo a Roma e c'è bisogno, lo si prende. È chiusa, è definita nei minimi dettagli la trattativa per Basic.
Basic sarà un giocatore della Lazio. Chiusa la trattativa col calciatore già da 10 giorni. Ieri ci sono stati importanti passi avanti. Secondo me è stato tutto definito. Diciamo un po' le cose. È stato definito anche col Bordeaux. Quindi Basic è fatto. È solo la Lazio che deve decidere quando appunto definire questa trattativa. Stiamo bloccati, e questo lo sappiamo, sempre dalla solita cosa. Questo indice di liquidità: se nessuno esce, nessuno può entrare. Quindi andiamo un po' a fare un riepilogo della situazione. C'è Brandt sul quale si lavora, c'è Basic parcheggiato lì, ci sta Caleon parcheggiato lì, che potrebbe entrare in un discorso Lazio. A quel punto lo sapete cosa vi dico da tifoso laziale? Che la Lazio si sta muovendo bene, che la Lazio sta pianificando bene, si sta parando il sedere da ogni possibile situazione. Lavori su Brandt per un discorso, lavori su Basic per un altro. Forse hai parcheggiato, hai pronto Caleon qualora non si verificassero de altre determinate dinamiche di calciomercato. Io dico che per quanto mi riguarda, la Lazio si sta muovendo bene, ok? In un mare di immobilismo dettato proprio da questo indice di liquidità e dai pochissimi soldi che girano, per quanto mi riguarda, la Lazio si sta muovendo bene. A questo aggiungo un'altra cosa: mai sottovalutare un discorso. Stanno uscendo tanti nomi, ma spesso, spessissimo, in questi 17 anni di gestione Lotito è uscito sempre fuori il nome, mai citato, mai scritto da nessuna parte. Perché la Lazio ti spiazza, la Lazio lavora molto sotto traccia, e spesso i giornali si devono proprio buttare nel mondo della fantasia, ipotizzare, ipotizzare, ipotizzare. Quindi vado a chiudere questo mio video mettendo il punto su una cosa. Attenzione. Attenzione, al nome mai uscito fuori. Al nome mai uscito fuori, ragazzi. Attenzione a questa cosa. Chiudo questo mio video con una prova di fedeltà per giocare, chiaramente, per vedere chi vede il video fino alla fine. Se vedete questo video fino alla fine, scrivete nei commenti: amo Forza Lazio. Ok? Una prova di fedeltà. Voglio vedere quanti di voi vedono il video fino alla fine, perché magari tanti lo mettono i primi 2, 3, 4, 5 minuti e si lasciano andare a commenti, magari anche prematuri, perché non hanno ascoltato tutto il concetto espresso in questi pochi minuti. Con questo, ragazzi, mi fermo, non vi rompo più le scatole. Vi mando un caro abbraccio. Mi raccomando, seguiteci, perché davvero Forza Lazio al lavoro per darvi qualcosa sempre di più grande, ok? Vi voglio bene a nome di tutto lo staff, che ci tengo sempre a ringraziare. Vi mando un caro abbraccio, Forza Lazio, e via alla nostra sigla di chiusura. Ciao, ragazzi!